Twin, portavoce degli Stati Generali Fenalt, una delle vostre proposte per la scuola trentina è l'introduzione del cartellino per gli insegnanti. Una rivoluzione. Sì, una rivoluzione che nasce sostanzialmente dalla necessità, a questo punto inderogabile, di misurare e regolare definitivamente il lavoro e la prestazione degli insegnanti. È necessario innanzitutto per noi, per avere chiarezza e trasparenza e per costruire all'interno delle scuole un'omogeneità di trattamento di lavoro, ed è necessario anche per l'amministrazione perché in questo modo si può rendere conto e correttamente, insomma, valutare e misurare il lavoro degli insegnanti. Evidentemente questo richiederebbe la necessità di adattare i luoghi di lavoro, di renderli servibili, il che comporterebbe il vantaggio anche di rendere le scuole dei luoghi vivi, di ricerca, di lavoro, di scambio con gli studenti, la possibilità di studiare insieme, di preparare le lezioni, di confrontarsi anche nel pomeriggio. Voi proponete anche una graduatoria unica per le posizioni a tempo determinato. Non solo a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato. Si tratta di risolvere finalmente il girone dantesco del caos di questo insieme di graduatorie presenti in provincia. Sono le graduatorie per titoli, le graduatorie di concorsi, le graduatorie che vengono da infinite storie. Si tratta di assorbire tutte le graduatorie in un'unica graduatoria, distinta per classi di concorso evidentemente, nella quale confluiranno tutti i docenti, abilitati e non abilitati. In questa graduatoria i punteggi saranno attribuiti in maniera tale da garantire l'equità, in modo che nessuno perda i diritti maturati e le posizioni maturate in questi anni, e però facendo in modo che ognuno appunto venga riconosciuto. Questa unica graduatoria avrebbe lo scopo di esaurirsi, cioè di portare nel giro di pochi anni al completo assorbimento dei docenti precari, per essere poi sostituita dall'avvio di normali procedure concorsuali. Quindi per un po', come dire, si tira riga e non ci saranno, come dire, non ci dovrebbero essere percorsi di abilitazione. Esatto. Si tratta di un gesto di chiarezza. Bisogna dire a chi vuole insegnare, a chi vuole fare questa professione, che questi sono i posti e questi sono i tempi. Purtroppo questo l'amministrazione non ha mai avuto il coraggio di farlo, ha moltiplicato le graduatorie, ha moltiplicato le variabili, creando un contenzioso infinito e creando una confusione a danno soprattutto degli studenti, delle famiglie, che non riescono ad avere un sistema formativo, una scuola che garantisca continuità didattica e quindi qualità della formazione.